Bene, buonasera. Allora, ho il piacere di essere stato invitato a moderare, cosa che naturalmente non so fare perché di solito tendo piuttosto ad accendere, il dibattito di questa seconda parte del pomeriggio sull'argomento delle azioni di classe in Italia ed in Europa, con particolare attenzione all'Italia in questa seconda parte, ma è fatale che il discorso debba a tratti ritornare sul modello americano che abbiamo sentito illustrare in maniera piuttosto vivace e allegra poc'anzi e tocchi quella che è la abbastanza lacunosa elaborazione di un modello unitario per l'Unione Europea. Naturalmente al centro dell'attenzione ci sarà l'articolo 140 bis del codice del consumo, il significato delle sue metamorfosi che sono state notevoli, direi addirittura radicali, fra la prima versione e quella attualmente entrata abbastanza con fatica in vigore, nonché i ritocchi che essa ha subito cammin facendo. Per non sottrarre tempo alle relazioni, che dureranno ciascuna 20 minuti, e riservando poi al dibattito e all'introduzione del dibattito eventuali osservazioni che proprio non riuscissi a risparmiarmi, ho il grande piacere di chiedere al Presidente Tavassi, Presidente della sezione specializzata dell'impresa del Tribunale di Milano, quindi il Tribunale necessariamente più esposto in questa materia, come in tante altre del resto, di svolgere le sue riflessioni sul tema amplissimo delle azioni di classe in Italia. Prego, signore. Grazie. Questo non si accende, ma forse mi sentite lo stesso. Ecco, è meglio con questo qui. Grazie di questa introduzione, professor Consolo, e grazie dell'invito agli organizzatori. È sempre un piacere incontrarci periodicamente qui a Trento in queste occasioni che sono poi il banco di prova della nostra attività quotidiana come giudici, come avvocati e sicuramente anche per il mondo accademico, per i professori. Il tema che oggi mi è stato affidato, devo dire, ha per ora presso i giudici italiani avuto ancora scarse occasioni di praticare la materia. Qualche caso c'è stato, non in maniera così numerosa come ci si aspettava probabilmente ancora si può dire che il decollo di questa azione di classe potrebbe essere determinato dalla recente modifica che ha ampliato, come sapete, la categoria del commonality, parlando appunto di omogeneità fra diritti anziché di identità dei diritti, con la legge del numero 27 del 2012, che si applica appunto a partire dalle azioni intentate dopo il 25 marzo del 2012. Intanto vorrei inquadrare, ma penso che quanto si è detto finora già ha consentito di farlo nelle sessioni che hanno preceduto questa di stasera, la normazione italiana nell'ambito delle regolamentazioni comunitarie. Le fonti comunitarie, non mi voglio trattenere perché io ho molte slide, diversamente la mia relazione diventerebbe troppo lunga e sicuramente molto noiosa e quindi credo che poi queste slide potrete averle senz'altro a disposizione nell'ambito del sito dell'università o dell'osservatorio. Comunque sappiamo che c'è stato il libro verde del 2005 che ha assegnato alle giurisdizioni nazionali un compito in genere che riguarda la materia antitrust, ma che in ogni caso può valere anche per le azioni collettive, le azioni rappresentative in genere, e cioè concedere risarcimento di danni, pronunciarsi sulle richieste di pagamento o sulle obbligazioni contrattuali, fino alla declaratoria naturalmente di nullità contrattuale o alle responsabilità che ne conseguono, dichiarare appunto la nullità di accordi, di pratiche o di contratti ai sensi dell'articolo 101.2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ma anche valutarne le conseguenze, ed è questa un po' la peculiarità che classifica il ruolo dei giudici ordinari: l'attività di tipo cautelare,
la tutela ampia sia sulla base del diritto comunitario che del diritto nazionale e la possibilità di provvedere sulla rifusione delle spese legali. Il libro bianco che è stato varato nel 2008 ha consentito di fare un'indagine su quella che poteva essere la organizzazione nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea e anche di dare dei suggerimenti che hanno individuato anche la strada delle azioni collettive e delle representative actions, con la possibilità nell'uno e nell'altro caso per i Paesi membri di modulare a loro scelta le modalità concrete con le quali organizzare queste tipologie di azioni, e ne abbiamo avuto un esempio nelle relazioni della sezione che ci ha preceduto, e con la possibilità comunque che agissero che possano essere legittimate ad agire sia le persone fisiche con le azioni collettive e sia le associazioni con le representative actions. Le soluzioni che il Libro Verde suggeriva non le sto nemmeno a ripetere, le potete dare qui con una rapida occhiata con queste quattro soluzioni, ma alla fine di tutto ciò quello che è stata poi la scelta a livello comunitario è stato quella di lasciare ampia libertà di scelta ai Paesi membri, pur seguendo degli standard minimi che possono essere colti in questo tipo di normativa comunitaria che ho qui riassunto e che va appunto dalla protezione dei consumatori fino alla mediazione, che vedremo anche ha trovato ingresso sempre in forza della legge 27 del 2012 nel nostro paese anche nell'ambito delle azioni di classe. Questa è la risoluzione del Parlamento europeo del febbraio del 2012, cui ha fatto cenno anche nella sessione precedente l'avvocato Carpagnano, e che ha stabilito appunto questi paletti ai quali, devo dire, il diritto italiano già è conformato. Abbiamo nell'ambito della legislazione italiana dei pilastri che reggono l'azione di classe, che quindi non si inserisce come qualcosa di assolutamente nuovo, ma che trovava già delle basi in tipologie di azioni che, più che essere azioni collettive, erano azioni rappresentative, e così la norma che già esisteva nel codice civile, l'articolo 2601 in materia di concorrenza sleale, con la possibilità per le associazioni professionali e gli enti che rappresentano un'intera categoria di promuovere azioni per la repressione della concorrenza sleale, e poi ancora con la prima normazione in materia di tutela del consumatore del 1996, l'inserimento di quelle che allora venivano chiamate le azioni popolari, fino al primo testo di legge sulla disciplina dei consumatori e degli utenti, così chiamato, con la legge del 1998 numero 281, e fino finalmente al testo unico, il codice del consumo del 2005. Nel codice del consumo, fin dal 2005, sapete che l'azione di classe è stata inserita così come conformata oggi in epoca successiva, comunque già nella prima formulazione del codice del consumo noi avevamo una serie di azioni che potevano essere collettivamente intentate, anche se erano azioni conformate sul modello dell'azione rappresentativa da parte delle associazioni che avessero una rappresentatività significativa sul territorio nazionale o che fossero iscritte in un registro istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Queste sono le norme che già esistevano o nel codice del consumo o ancora nel testo unico in materia di finanza, dove appunto era possibile promuovere un'azione inibitoria collettiva, richiamandosi l'articolo 140 del codice del consumo, per la tutela degli interessi collettivi degli investitori con effetti di tipo inibitorio.
Questa era la conformazione dell'azione di classe prima dell'ultima modifica, anzi della penultima modifica, prima della modifica intervenuta con la legge del 2009. In quel caso l'inserimento dell'articolo 140 bis nel codice del consumo prevedeva la legittimazione sempre con la formula della rappresentanza presso le associazioni, da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti che fossero rappresentative a livello nazionale. Si trattava appunto di associazioni scritte in un apposito elenco, di associazioni e comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, e la tipologia di azione che poteva essere promossa da queste associazioni arrivava all'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme per comportamenti, fra l'altro, che fossero anche qualificabili come anticoncorrenziali sotto il profilo antitrust, quando fossero lesi i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. Questa azione, come era, ripeto, prima della legge del 2009, si concludeva con la decisione del giudice che determinava i criteri in base ai quali procedere poi al risarcimento del danno e alle restituzioni, con la determinazione, laddove fosse possibile, di una somma minima che poteva essere la base della corresponsione a ciascun interessato di un'adeguata ristorazione del danno subito. Prima dell'ultima riforma il meccanismo decisorio prevedeva che l'impresa che era stata condannata o nei cui confronti era stato fatto l'accertamento fosse obbligata a formulare una proposta. Questa proposta, ove accettata, diveniva titolo esecutivo, e laddove invece non fosse stata formulata questa impresa da parte dell'impresa questa proposta, allora il presidente del tribunale poteva intervenire costituendo una camera di conciliazione sul modello della normativa del 2003 che aveva appunto riformato il processo societario, normativa che adesso è stata abolita anche per quanto riguarda le azioni nella materia societaria. Dopo la legge del 2009, l'articolo 140 bis del codice del consumo ha cominciato ad avere una forma che si avvicina all'attuale assetto. Prima di tutto va chiarito che le azioni di classe in Italia sono, in questa tipologia tipica dell'azione di classe, come vedrò dopo di meglio precisare, sono quelle che sono state proposte dopo il 1 gennaio 2010 è questa la data in cui ha iniziato a poter essere esperita nel nostro paese l'azione di classe così definita. E inoltre l'altro limite temporale è determinato dal fatto che l'azione può essere promossa solo per gli illeciti compiuti a far tempo dal 16 agosto 2009. Ecco che questa tipologia di azione, dopo la modifica del 2009, effettivamente costituisce un'azione di classe, dove noi abbiamo un singolo utente o consumatore che si fa portavoce degli interessi della categoria, che agisce in prima persona, ma che può anche scegliere di agire mediante l'associazione cui conferisce un mandato, e quindi vedete come si distingue questa tipologia di azione di classe rispetto alle representative actions che già esistevano nell'ambito del nostro ordinamento. Il meccanismo scelto dal legislatore italiano, come sapete, è stato quello dell'opt-in, per cui è necessario formulare un'espressa adesione entro il termine assegnato. Prima della riforma del 2009 era possibile intervenire in adesione anche nel giudizio d'appello, ma questo è stato poi opportunamente abolito, e l'azione tende all'accertamento della responsabilità e alla condanna al risarcimento dei danni, cioè si conclude fino alla materiale corresponsione del risarcimento dei danni, o quantomeno fino alla materiale determinazione del risarcimento dei danni. Ecco la novità: prima dell'ultima riforma della legge 27 del 2012 era necessario che la classe fosse portatrice di diritti identici. La riforma invece ha sostituito, laddove era indicata l'identità, il concetto della omogeneità.
Prima di tutto è importante vedere quale tipologia di diritti possono essere tutelati con l'azione di classe. Diritti contrattuali, come vedete meglio illustrati nella slide, diritti che nascono invece nei confronti di un produttore in relazione ad un determinato prodotto con un'azione di tipo extracontrattuale o quantomeno anche extracontrattuale, e poi ancora i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori utenti da pratiche commerciali scorrette, ed è questo indubbiamente il settore di maggiore interesse, o da comportamenti anticoncorrenziali, e quest'ultima edizione rappresenta l'aggancio rispetto alla materia antitrust. Poi vediamo se e quante azioni abbiamo avuto sotto quest'ultimo profilo. Il sistema è quello opt-in, quindi l'adesione comporta rinuncia ad ogni azione individuale, ma se uno decide di non aderire alla classe è comunque libero di agire autonomamente con un'azione ordinaria individuale. Questo comporta anche che chi non aderisca comunque non è vincolato e può far valere in ogni caso la propria azione separatamente. Si può agire anche senza ministero di un avvocato, e questo vale soprattutto per le adesioni. Devo dire che fino ad oggi comunque abbiamo visto azioni di classe che sono state sempre patrocinate tramite difensori. Una norma particolare riguarda la competenza. La scelta del legislatore non è stata nel senso di scegliere come giudice delle azioni di classe le sezioni specializzate, che pure sono state create nel nostro sistema fin dal 2003, cioè le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, nemmeno i tribunali delle imprese, che come sapete sono stati istituiti sempre dalla legge numero 27 del 2012 e che sono in numero di 21, ciascuno per ogni sede regionale, con alcuni accorpamenti con un primo e un secondo grado, ma la scelta è stata quella di individuare espressamente un numero inferiore di giudici specializzati, solo 11 tribunali competenti, che con l'accorpamento appunto di alcuni gruppi di regione, che trattano e decidono la causa in composizione collegiale in un panel di 3 magistrati che seguono sia la fase istruttoria che quella decisoria, e questo differenzia ancora. Ecco, questa è la distribuzione geografica sul territorio degli 11 tribunali di cui stiamo parlando, naturalmente tribunali e corte d'appello, queste sono le 11 sedi giudiziarie. Si articola la procedura in 3 fasi: una fase di filtro che pronuncia l'ammissibilità dell'azione, questa è la certification di tipo americano, che si chiude con un'ordinanza in esito alla prima udienza, solitamente è, credo nella totalità dei casi, un'ordinanza riservata dopo la discussione, dopo la lettura degli atti e dopo la discussione con le parti, il collegio dei 3 giudici riserva la decisione. Una delle peculiarità di questo tipo di procedura è che, diversamente rispetto ad altra procedura, per esempio a quella dei giudizi antitrust non formulati con il sistema della class action ma tradizionali, il giudice civile non ha l'obbligo di sospendere l'azione nel momento in cui penda un'istruttoria per i medesimi fatti o per fatti comunque che appaiono rilevanti o pregiudiziali davanti a un'autorità dipendente. Nell'azione di classe invece il giudice può decidere la sospensione. Non mi dilungo su questo, ci sono ragioni di carattere processuale dell'una e dell'altra scelta che possono essere appunto spiegate. Alla prima fase segue appunto, laddove sia pronunciata l'ammissibilità dell'azione, la fase delle adesioni e poi la fase del procedimento di merito vero e proprio, che si chiude con l'accertamento della responsabilità e eventualmente la condanna al risarcimento dei danni. La prima udienza di filtro prevede quindi la declaratoria di inammissibilità per queste cause: manifesta infondatezza, quando sussiste un conflitto di interessi, quando il giudice non ravvisa prima l'identità dei diritti individuali, adesso l'omogeneità della classe.
quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. E ci sono stati effettivamente già dei casi in cui questo è stato ritenuto, in cui la ragione dell'inammissibilità è stata questa della mancata adeguatezza della rappresentatività. Da segnalare anche il provvedimento che è stato assunto a Napoli e che è stato condiviso anche dalla Corte d'Appello di Torino sulla presunzione della capacità, quantomeno della capacità economica, delle associazioni che sono iscritte all'albo del Ministero dello Sviluppo Economico a rappresentare la classe della cui tutela degli interessi collettivi queste associazioni sono rappresentative. Ecco, la verifica dell'omogeneità. Naturalmente mi fermo un attimo su questo perché per noi rappresenta o potrebbe rappresentare un cambiamento significativo. Il ruolo del giudice nella valutazione dell'ammissibilità è ora diverso. Prima era più rigido, bisognava, secondo anche le interpretazioni giurisprudenziali che nei pochi casi che abbiamo avuto sono state date, bisognava verificare quindi un'identità di causa petendi e un'identità di petitum. Come vi dicevo prima, per il giudice c'era una minore discrezionalità, più facile identificare qualcosa che deve essere identico piuttosto che qualcosa che deve essere omogeneo, con una scelta lessicale che nel nostro ordinamento non ha già una definizione né normativa né di carattere giurisprudenziale. Quindi l'omogeneità è tutto da definire che cosa si possa intendere. È un termine atecnico, induce a considerare la sussistenza di sufficienti elementi comuni, ma anche questa è una scelta, diciamo, poco giuridica, sono termini tratti dal linguaggio comune più che non dal linguaggio dei tecnici del diritto. Quindi c'è una maggiore difficoltà per il giudice nel definire i requisiti della classe e una maggiore discrezionalità, ma sicuramente un ampliamento della possibilità di azione attraverso questa tipologia di azione di classe. Quindi la verifica riguarda per quei segni che già si possono cogliere dalla giurisprudenza, ancorché questa giurisprudenza si sia per ora pronunciata sulla omogeneità, ho cercato di tradurre questi concetti e di esplicarli quindi in questi termini: omogeneità della condotta illecita, omogeneità del diritto leso per effetto di quella condotta, omogeneità del pregiudizio subito in conseguenza della lesione. Omogeneità che non vuol dire identità del danno e assoluta identità del risarcimento che si andrà ad accordare, qualcosa di meno, elementi in comune. Ecco, questa è la giurisprudenza che non esamino nel dettaglio, ma che se può interessare poi potrete vedere, che ha trattato i criteri di individuazione dell'identità dei diritti, ma che, come vi dicevo, può tornare utile oggi per classificare anche l'omogeneità, il concetto di omogeneità. Ecco, qui viene molto bene, dopo l'intervento che abbiamo sentito nell'ultima sessione dall'avvocato di San Francisco, perché in questa slide sono riassunti quei principi del diritto statunitense americano che per noi sono stati l'ispirazione anche per l'introduzione dell'azione di classe in Italia, e vi devo anche dare conto del fatto che si sta realizzando un certo avvicinamento fra i due sistemi. Mentre prima avevamo la rigidità del sistema italiano, che quantomeno italiano, nel resto d'Europa abbiamo visto che è organizzato diversamente sulla identità, e invece l'ampiezza della classe americana sulla certification e sulla commonality, abbiamo adesso invece una trend di ampliamento nell'ambito del diritto interno, e dopo la sentenza Walmart della Corte Suprema americana, una restrizione della possibilità di proporre l'azione di classe nel diritto statunitense. E questo ha sicuramente, questa riduzione determina anche una riduzione dell'effetto deterrente della class action e una maggiore difficoltà nella presentazione di domande aggregate. Nel sistema italiano invece si sta realizzando l'inverso.
Torniamo al procedimento, la prima fase conclude, quindi, si conclude con un'ordinanza che è reclamabile, la Corte d'Appello deve decidere in tempi stretti, sappiamo che questi tempi per le abitudini, per i tempi dei processi italiani sono effettivamente molto rapidi. L'azione è reclamabile entro 30 giorni, e questo è normale, ma la Corte d'Appello la deve esaminare entro i 40 giorni successivi. Non mi dilungo in questi dettagli, ma vorrei tuttavia darvi conto del fatto che la ordinanza che ha pronunciato l'inammissibilità è reclamabile in appello, ma non è ricorribile in Cassazione. La Cassazione è intervenuta con una pronuncia del giugno del 2012, dicendo appunto che l'ordinanza sull'ammissibilità è frutto di una delibazione sommaria, che non è suscettibile di costituire giudicato e che pertanto non è ricorribile in Cassazione. È una cosa, diciamo, molto riduttiva. L'unica parte di quell'ordinanza che è ricorribile in Cassazione riguarda la pubblicazione evidentemente dell'ordinanza stessa e la statuizione sulle spese processuali in base a criteri ormai consolidati nella giurisprudenza della Cassazione, che consentono sempre di ricorrere in Cassazione per questo tipo di decisioni, non invece per la valutazione circa l'ordinanza di inammissibilità, circa l'inammissibilità contenuta nell'ordinanza di cui stiamo parlando. Ecco, questa sentenza della Cassazione tuttavia è interessante anche per una serie di spunti che non voglio trattare per esteso, potete coglierli dalla mia slide. Sicuramente è interessante anche perché ha fatto riferimento, diciamo ante litteram, perché credo che sicuramente in relazione ai tempi della decisione il caso di cui si andava parlando non potesse essere un'azione intentata dopo il 25 marzo del 2012 e quindi doveva essere ancora un caso retto dal principio della identità dei diritti. Però qui la Cassazione ha parlato di diritti omogenei, dicendo che la pronuncia di inammissibilità per mancanza di diritti omogenei è frutto di una cognizione sommaria e quindi in sostanza quello che vi ho detto non è ricorribile in Cassazione. Al contrario, la pronuncia di ammissibilità preclude la proposizione della medesima azione di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione. Scusate, ho detto al contrario prima di dirvi di che cosa si trattava, che la pronuncia di inammissibilità non impedisce la proposizione dell'azione risarcitoria in sede ordinaria, mentre la ordinanza di ammissibilità preclude la proposizione della medesima azione di classe per i medesimi fatti nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione. Tutti i principi che si trovano in questa importante sentenza della Cassazione. Se l'azione è ammessa si aprono poi i meccanismi di pubblicità che conosciamo, l'ordinanza stessa definisce i caratteri dei diritti che sono oggetto del giudizio e di criteri in relazione alla omogeneità della classe in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire possono appunto formulare la loro adesione. Il termine per l'adesione è un termine perentorio non superiore a 120 giorni, con meccanismi di deposito degli atti in cancelleria che sono stati adesso modernizzati attraverso anche la possibilità di trasmissione con il PCT, cioè con il telematico. E l'ordinanza è anche trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne cura ulteriori forme di pubblicità anche qui eventualmente sul sito internet. Il corso della procedura viene anche questo determinato con l'ordinanza di ammissione. È un processo libero, nel senso che nelle sue forme non c'è il richiamo diretto alle norme che regolano il processo civile italiano. C'è solo il suggerimento che si debba svolgere con una procedura equa, efficace e sollecita, secondo le modalità che il collegio giudicante vorrà stabilire. Modalità che per ora, nella nostra esperienza, hanno
sì ricalcato le forme del processo civile ordinario, ma hanno cercato di ridurne i tempi e di rendere più agili le difese, quindi con uno scambio magari di una memoria, ma non di un'articolazione di memoria successive come siamo abituati nel processo civile ordinario. Se accoglie la domanda, quindi il procedimento si conclude con una liquidazione delle somme dovute agli aderenti in base a principi di valutazione equitativa, il richiamo espresso all'articolo 1226 del Codice Civile, con una presunzione quindi di difficoltà di dare una prova esatta dei danni che il legislatore ha ritenuto di fare, superando quindi i vincoli di cui all'articolo 1226. Oppure i giudici possono decidere di stabilire semplicemente il criterio del calcolo. Una novità ulteriore è stata introdotta con la legge numero 27 del 2012, con la possibilità di raggiungere un accordo sulla liquidazione del danno, perché il giudice è obbligato ad assegnare un termine di 90 giorni prima di procedere direttamente alla liquidazione. Nel corso di questo periodo le parti possono convenire in via transattiva un accordo sulla liquidazione del danno. Se l'accordo non è stato raggiunto, invece il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida direttamente le somme con il meccanismo che vedete. C'è un arco di tempo nel quale, un periodo di latenza nel quale l'effettiva esecuzione della sentenza può essere sospesa, cioè i pagamenti quantomeno può essere mantenuta ancora non immediatamente esecutiva, diciamo, perché possono decorrere 180 giorni dalla pubblicazione per il pagamento e la sentenza diviene definitiva trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione. Anche questo è un principio diverso rispetto a quelli che regolano la sentenza del giudizio civile ordinario. Se si paga entro questi 180 giorni non si subisce l'aggravio degli accessori, di interessi e incrementi di rivalutazioni e altro. L'appello può essere proposto avverso naturalmente la decisione di merito in base alle regole ordinarie, con una regola particolare che riguarda la possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado, che riguarda anche la possibilità di tenere conto dell'entità complessiva della somma gravante sull'impresa debitrice, comunque sul debitore. Ecco, vorrei tralasciare tutto ciò che riguarda la legittimazione, perché le relazioni che mi seguono ne daranno sicuramente conto, sia sotto il profilo attivo che sotto il profilo passivo, e quindi vorrei invece darvi conto di quelle che sono le azioni di classe fino ad oggi proposte secondo il contatore delle azioni di classe dell'Osservatorio Permanente Antitrust. Abbiamo ad oggi incardinate in Italia 23 azioni di classe, questo è il rilievo che ho tratto appunto dall'osservatorio alla data del 1 marzo 2013, di queste 4 sono state dichiarate ammissibili, 11 inammissibili e ben 12 sono in corso, ben 12 rispetto al totale delle 23, quindi effettivamente un po' per volta forse si può dedurre che questa tipologia di azione si sta radicando in misura un pochino più interessante. Abbiamo anche noi soltanto, ecco, questa era un po' la distribuzione dei vari settori, sempre fonte osservatorio permanente sull'applicazione delle regole di concorrenza, e ecco, in relazione al promotore abbiamo le varie associazioni di consumatori, queste che vedete elencate, in altri casi direttamente dai consumatori. Questa è la distribuzione geografica, come vedete sulle 11 sedi in realtà fino ad oggi soltanto 7 sono state interessate, questi dati ve li comunico non con assoluta certezza, perché sembra che ci sia un'azione di classe a Palermo di cui qui io non ho dato conto, ma non è facile trarre questi dati, credo che appunto l'osservatorio anche non sia sempre così, per quanto attentissimo, in grado di registrare tutte le azioni dove vengono
vengono proposte nelle varie sede. Ecco, mi fermo un attimo per il tema che sicuramente mi è più vicino e che in realtà determinerebbe anche la competenza della mia sezione, cioè della sezione delle imprese per le azioni di classe, ed è quella che riguarda gli illeciti antitrust, cioè intese, abusi di posizione dominante, intese e abusi di carattere escludente. Abbiamo avuto un caso a Milano, un altro caso a Genova, un caso a Milano che riguardava, ecco, la fattispecie che vedete qui descritta, un acquirente di un PC che recava un programma preinstallato della Microsoft, ha ritenuto di non voler accettare le condizioni per installare il programma che era precaricato e ha trovato delle difficoltà nel svincolarsi da questa situazione, ha convenuto in giudizio la Microsoft Italia. A Milano è un provvedimento mio, della mia sezione, proprio in particolare redatto da me, abbiamo ritenuto l'inammissibilità per una ragione, diciamo, possiamo dire di manifesta infondatezza. In realtà era una ragione che concerneva un problema di carattere processuale, cioè l'errata individuazione del soggetto passivo. L'altro caso in materia antitrust è stato davanti al Tribunale di Genova e si trova tuttora sospeso in attesa, ecco un'ipotesi di applicazione concreta del principio di cui vi dicevo all'inizio, in attesa dell'istruttoria avviata davanti all'autorità garante. Ed ecco la nostra stella, come diceva stamattina il professor Marcos, e cioè l'unico caso in cui noi siamo, nel primo pomeriggio, è l'unico caso in cui siamo arrivati alla condanna, la prima condanna, davanti al Tribunale di Napoli per una violazione che riguardava una responsabilità contrattuale ed anche dedotta sotto un profilo extracontrattuale del tour operator in relazione ad un pacchetto di viaggi tutto compreso, dove, vicenda in cui magari ahimè molti di noi sono incappati, ci si sono trovati al momento dell'arrivo a non avere la disponibilità del resort che avevano prenotato e di quella serie di servizi cui facevano affidamento. In questo caso un gruppo, non mediante un'associazione ma direttamente un gruppo di persone fisiche, 30-32 persone fisiche, hanno agito facendo valere questo danno da vacanza rovinata. L'ordinanza del Tribunale di Napoli ha ritenuto l'azione ammissibile, quindi la prima fase, si è aperta la fase delle adesioni nella quale sono intervenute un'altra dozzina di persone e si è poi arrivati alla materiale liquidazione del risarcimento dei danni, che sono stati individuati come danni alla persona e danni di tipo diverso. È stato distinto fra il primo attore e coloro che erano intervenuti, perché nel gruppo degli intervenuti, di coloro che avevano presentato l'adesione, ce n'erano alcuni che non si trovavano nell'identica posizione, ma devo dire non è stato tanto il discorso relativo alla non identità della posizione che, sulla quale il Tribunale di Napoli ha un po' sfumato, ma il discorso che ha poi visto questo gruppo di persone soccombenti è stato quello di non avere dato la prova nel merito, e cioè che effettivamente il tipo di trattamento che avevano ricevuto era stato deteriore rispetto a quello che era stato loro proposto. Come vedete, l'ammontare del risarcimento non è stato certo molto elevato, 1.300 euro, d'altra parte si trattava anche di una settimana, 8 giorni, quindi per ciascuno di loro tutto sommato non è poco, liquidato in via equitativa di moneta attuale più il rimborso delle spese. Per coloro che invece sono risultati soccombenti, la sentenza del Tribunale di Napoli dà conto che ci sono eccezionali motivi di incertezza nella normazione riguardante l'azione di classe per pervenire alla compensazione delle spese di causa con una pronuncia benevola nei confronti di coloro che erano intervenuti senza dare prova. Ecco, con questo chiudo, grazie della vostra attenzione. Grazie, è stata una relazione molto limpida. Chi conosce questi temi in controluce si è reso conto che vi erano
tutta una serie di problematiche ben presenti alla relatrice, che è riuscita però a mantenere la sua illustrazione a un livello di assoluta chiarezza. È emerso che questo primo caso di accoglimento, più che una stella, è un corpuscolo celeste piuttosto minimo, perché in realtà erano 32 gli aderenti, mentre la class action è evidentemente uno strumento che acquista senso anche nel modello opt-in, quando gli aderenti siano almeno varie centinaia, perché in un caso di questo tipo evidentemente doveva essere relativamente agevole creare quello che noi chiamiamo un litis consorzio facoltativo attivo con l'articolo 103, quindi probabilmente era perché bisogna partire dal semplice, perché devono tutti impratichirsi, devono impratichirsi in particolare gli attori, perché questo è un meccanismo nuovo, ci vuole una mentalità diversa. Per fortuna questa mentalità nuova e diversa, che all'inizio non aveva molto preso piede, è stata proprio dalla Corte d'Appello di Torino, direi, inaugurata con una pronuncia molto importante e molto coraggiosa sulle associazioni, in riforma della decisione del Tribunale, e adesso, per cercare di mettere a fuoco ulteriori problematiche, via via, diciamo così, più di dettaglio, dal punto di vista dell'attore, che è il soggetto, diciamo così, maggiormente atteso alla prova, do volentieri, molto volentieri, la parola, in ordine inverso, a due persone che lavorano alla mia università e quindi anche assieme a me, e in particolare innanzitutto alla dottoressa Zuffi. Grazie professore, volevo ringraziare anche il professor Benacchio per avermi invitato a relazionare sul tema dell'azione di classe. Utilizzo questo? Ah, vabbè. Allora, come analiticamente illustrato dalla Presidente Tavassi, abbiamo visto che i primi anni di applicazione dell'articolo 140 bis non consentono di trarre un bilancio troppo entusiasmante dal punto di vista dei proponenti, cioè dalla parte, diciamo, di chi dà avvio a queste iniziative giurisdizionali. E adesso non sto a ripetere i dati che ha analiticamente esposto la dottoressa, e dico solo che probabilmente si è avuto anche, come rilevava il professore, una scarsa riuscita, uno scarso successo dal punto di vista della raccolta delle adesioni, perché in ciascuno dei procedimenti che sono stati avviati le adesioni sono rimaste limitate a poche, addirittura unità o a poche decine. Quali i fattori che probabilmente hanno determinato questo mancato decollo dell'azione di classe? Un primo fattore probabilmente è da ricercarsi in un certo atteggiamento di approssimazione, di insipienza delle associazioni, che sono i veri, diciamo, motori di questo tipo di iniziative giurisdizionali, perché c'è stata un po' una corsa a chi per primo intentava l'azione di classe, non hanno soppesato forse con la dovuta cura le chance di vittoria delle pretese risarcitorie e restitutorie che andavano azionando, non hanno preparato in maniera analitica la raccolta delle adesioni e non hanno forse valutato con la dovuta cura la verifica dell'omogeneità delle situazioni soggettive dedotte, e poi non hanno neanche pianificato la raccolta delle adesioni, e in effetti in alcuni procedimenti, diciamo che è successo che l'azione è stata dichiarata inammissibile perché addirittura il soggetto che figurava come proponente non era titolare del diritto fatto valere e come, diciamo, pretesa isomorfa in rappresentanza della classe. Questo è avvenuto nel procedimento Rienzi Codacons contro IMI San Paolo, e in altri procedimenti è anche successo che l'azione è stata rigettata perché difettava la stessa qualifica di consumatore utente, come è avvenuto nel caso Zakei Codacons contro Vodden Medical Instruments. L'altro fattore che però probabilmente ha concorso a determinare questo relativo insuccesso va ricercato anche in una certa chiusura da parte degli organi giurisdizionali aditi, specie in primo grado, rispetto ad un nuovo modus procedendi implicato dall'articolo 140 bis. La tutela di classe, diciamo così, comporta, dovrebbe comportare un modo di procedere più
più elastico, meno diciamo legato alle regole rigide e formali del processo del rito ordinario di cognizione. E invece talvolta si è avuto forse un eccessivo attaccamento alle regole consuete, alle regole tradizionali, e così ex abrupto calate nel contesto dell'azione di classe senza considerare le peculiarità di questo tipo di tutela, e che ha comportato quasi uno snaturamento del processo di classe. Ad esempio si è assistito così al rigetto in sede di filtro sulla base di iter argomentativi probabilmente anche inappuntabili, però poco come dire, calati nell'ottica del processo di classe. Questo è successo ad esempio per quanto riguarda la ricostruzione, che poi vedremo un po' più nel dettaglio, operata, adottata dal Tribunale di Torino riguardo al mandato che viene conferito alle associazioni, che è stato ritenuto soggetto al regime dell'articolo 77. Quindi i tribunali hanno detto che occorre che vi sia non solo un mandato diciamo così di tipo processuale, ma anche un mandato che involga il rapporto sostanziale dedotto. Questo ha comportato la diciamo così estromissione delle associazioni alle quali non era stato dato questo mandato ad negozia, e poi l'inadeguatezza e quindi l'inammissibilità dell'azione, perché il singolo consumatore utente non ha i mezzi finanziari per far fronte all'azione di classe. Ma altre pronunce forse un po' discutibili si sono riscontrate anche in punto di omogeneità. Molte volte si è fatto forse un'applicazione proprio troppo letterale del termine identici che compariva nella prima versione della norma. In dottrina era stato suggerito fin da subito che si preferisse una soluzione che leggeva nella contrapposizione identici e omogenei in realtà un endiadi, e che quindi si ritenesse prevalente la caratteristica dell'omogeneità. Ancora forse non si è soppesato in alcuni, non si è diciamo attuata nella sua originalità la figura dell'adesione, perché in alcuni procedimenti è successo che l'aderente è stato trattato alla stregua di un interveniente. In questa maniera il processo di classe si è trasformato quasi in un processo litisconsortile, perché l'aderente, per come invece viene configurato nella dinamica della disciplina dell'articolo 140 bis, non è parte processuale, cioè non può essere condannato alle spese. Invece in alcuni procedimenti si è assistito proprio a questo, che gli aderenti le cui domande erano state diciamo così dichiarate inammissibili appunto per difetto di omogeneità ad esempio, sono stati poi condannati alle spese. Ora ci soffermiamo brevemente sul profilo diciamo proprio della legittimazione e del ruolo svolto dalle associazioni. Dai casi che sono stati citati più volte emerge un dato molto evidente, anche incontestabile, cioè che la regola della legittimazione in capo al singolo consumatore utente è in realtà una finzione. In nessuno dei procedimenti, o quasi in nessuno dei procedimenti, c'è stata l'iniziativa assunta dal singolo consumatore in proprio, in solitario. Nella stragrande maggioranza dei casi sono state le associazioni che hanno individuato uno o più consumatori da far figurare come proponenti, ma il vero motore dell'azione è l'associazione, è stata sempre l'associazione consumeristica. Soltanto in due procedimenti, almeno a quanto mi consta, vi è stata poi adottata la terza soluzione, cioè quella della costituzione di un comitato ad hoc. In uno di questi due procedimenti la domanda è stata dichiarata inammissibile, e mi si dice che analogo esito si attende anche per l'altro procedimento tuttora pendente. Sono due procedimenti presso il Tribunale di Roma in materia di trasporti. Infatti sono comitati di pendolari che lamentano di servizi su reti ferroviarie, e quindi convengono su Trenitalia SpA. Quindi occorre interrogarsi su quale sia veramente il ruolo che viene svolto dalle associazioni all'interno delle azioni di classe. Come vi dicevo, ci sono state in particolare tre ordinanze del mese di aprile del 2011 con cui il Tribunale di Torino ha sostanzialmente ritenuto di applicare al mandato che il singolo consumatore utente proponente conferisce alle associazioni la regola dell'articolo 77. Questa cosa del codice di procedura civile, sì, scusate, l'ho per scontato, ma
Questo cosa ha comportato? Che nel caso di specie si trattava di procedimenti intentati per le commissioni di massimo scoperto di conto, le associazioni tramite le quali è stata proposta l'azione non avevano ricevuto un previo mandato di tipo sostanziale, ma solo un mandato processuale. E quindi i giudici, rilevando la violazione sostanzialmente dell'articolo 77 CPC, hanno dichiarato l'estromissione, tra virgolette, delle associazioni. Poi, dovendo andare a valutare i vari profili di ammissibilità, tra cui l'adeguatezza del proponente a rappresentare la classe, hanno rilevato che i singoli consumatori, che figuravano come proponenti, non erano in grado di far fronte agli ingenti costi del contenzioso collettivo. E quindi sostanzialmente hanno rigettato con una pronuncia di inammissibilità l'azione per questo motivo. Ora, fortunatamente questa ricostruzione è stata in realtà smentita in sede di reclamo, come già anticipava il professor Consolo, dalla Corte d'Appello di Torino, sempre con una pronuncia del 2011, la quale ha rovesciato il verdetto del Tribunale della stessa città e ha, diciamo così, ha adottato una soluzione avanzata in dottrina dapprima in maniera isolata, ma che poi andando poi raccogliendo vari consensi. Secondo questa ricostruzione, in realtà l'associazione mandataria non sarebbe da considerare alla stregua di un rappresentante e quindi con applicazione dell'articolo 77 del codice di procedura civile, ma andrebbe piuttosto configurata come un ausiliario tecnico, come una sorta, cioè un ausiliario tecnico organizzativo, in qualche maniera per alcuni versi quindi si accosta alla figura del difensore tecnico, ma però con un compito di tutt'altra fatta. Questa soluzione perché è da preferirsi? Perché? Perché è da preferirsi? Perché consente innanzitutto dà l'adeguato rilievo al ruolo che sono chiamate a svolgere queste associazioni. L'associazione, come è dato evidente riscontrare, non è chiamata per agire in nome e per conto del singolo consumatore, o meglio, per compiere atti processuali in nome e per conto del singolo consumatore, piuttosto è chiamata probabilmente a dare un ausilio tecnico-organizzativo, cioè a fornire i mezzi necessari, finanziari, ma anche, diciamo così, l'avviamento mediatico indispensabile per raccogliere le adesioni. Quindi il ruolo che va svolgendo all'interno del processo è quello di dare un ausilio non assoggettabile alla regola dell'articolo 77, ma più che altro avvicinabile invece a quello che sarebbe un po' il mandato che ha il difensore, solo che ha ad oggetto un altro tipo di attività. Nel senso che non gli viene conferito uno ius postulandi, ma come dicevo la dotazione dei mezzi economici, finanziari e organizzativi che nella realtà dei fatti sono indispensabili per l'avvio e la gestione di questo tipo di contenzioso. Questo perché è utile? Perché nell'ottica dei proponenti, nei procedimenti che abbiamo preso in considerazione, se non si applica l'articolo 77, innanzitutto può aversi la contemporanea partecipazione di tutti questi soggetti al processo. Perché in quelle ordinanze che ho citato prima, il Tribunale di Torino cosa ha detto? Ha detto, beh, se c'è il rappresentante, se c'è il rappresentato, cioè i singoli proponenti, non può esserci il rappresentante e viceversa. Quindi non potrei avere la compartecipazione, diciamo, nel procedimento dei singoli consumatori che hanno dato il mandato e dell'associazione mandataria. E anche ammettendo questa duplice partecipazione, comunque va applicato l'articolo 77 e quindi occorre un mandato ad negozia. Invece, se non si ritiene applicabile l'articolo 77, si può avere la contemporanea presenza del consumatore proponente, dell'associazione, che è l'ausiliario, diciamo così, tecnico-organizzativo, e ovviamente invece il patrocinio obbligatorio del difensore tecnico. Questa soluzione consente di superare alcune delle impasse che si sono riscontrate nella prassi applicativa di questa norma. Di certo però rimangono alcuni limiti di fondo che sono dovuti alla scelta del sistema di opt-in e anche ad un regime non troppo incentivante dal punto di vista dell'attore sotto il profilo della condanna alle spese. Ecco, con questo io concludo. Quindi... Si accendono più? Ah no, volevo dare la parola ufficialmente. Allora. Allora, grazie per questa pure
limpida esposizione di quelli interessanti, di tanti problemi, ma soprattutto di quell'interessante caso torinese in cui noi sappiamo chi era anche poi il soccombente in primo grado, il professor Bin, col quale avremmo modo di scambiare subito delle sensazioni al riguardo, e assieme c'è un po' nata questa idea che speriamo regga in giurisprudenza. Ci sembra però un primo saggio, diciamo così, di quella mentalità sempre rigorosa nell'applicazione delle categorie processuali, ma con un rigore coerente con l'allineamento di fondo dell'articolo 140 bis e non invece con l'allineamento di fondo dell'azione individuale concepita nel codice del 1940. Adesso ho il piacere di dare la parola alla professoressa Marcella Negri, che tratterà ulteriori profili dal punto di vista sempre dell'attore, ma in un'ottica credo via via accosta ai temi dell'antitrust, a cui la professoressa Negri ha dedicato una monografia in due volumi graduali, diciamo così, che penso gli specialisti dell'antitrust abbiano avuto modo di incontrare nelle loro ricerche, proprio sul rapporto fra processo civile e disciplina antitrust. Grazie professore, ringrazio anch'io gli organizzatori per questo invito e cercherò di essere il più possibile breve. E rilacciandomi a quello che ci diceva Beatrice Zuffi un momento fa, ci sono grossi limiti ancora nell'azione di classe così come concepita, e certamente la tecnica dell'adesione impone delle limitazioni molto serie al suo successo. In che senso? Intanto la scelta della tecnica dell'adesione e del modo in cui questa adesione deve essere formalizzata, finisce per comportare una indiretta selezione e rigorosa selezione degli illeciti concretamente perseguibili attraverso l'azione, in particolare nel campo antitrust. Cosa voglio dire? Il comma 3 dell'articolo 140 bis impone all'aderente, cioè colui che vuole partecipare a questa iniziativa, già all'atto dell'adesione, di produrre una documentazione scritta che provi, comprovi la sua inclusione nella classe. Ebbene, in relazione a molte tipologie di illecito antitrust in cui sarebbe particolarmente utile utilizzare la class action, e in particolare quando si tratta di danni minimi e dispersi provocati da un cartello di prezzo tipicamente, in realtà non ci sarà nessuna documentazione scritta che possa comprovare l'acquisto, che è poi il requisito che serve per essere inclusi nella classe degli acquirenti diretti o indiretti del bene interessato dal cartello. E questo spiega, è uno dei fattori tra i tanti che possono spiegare anche per altri versi stupefacente scarsità di azioni di classe lanciate in materia di illeciti concorrenziali. Ad esempio non è noto, c'è stato un interessante provvedimento dell'autorità antitrust nel 2009 che aveva accertato un cartello dei pastai che avevano concertato per innalzare i prezzi, determinando l'innalzamento dei prezzi nei confronti dei distributori, che è stato poi, secondo l'autorità, traslato in parte sui consumatori finali. La platea dei potenziali interessati sarebbe stata amplissima, ma in realtà qui non era possibile concepire un'azione di classe perché non è possibile documentare l'acquisto, non si conservano gli scontrini, per essere molto banali, degli acquisti della pasta o dell'acquisto di benzina tutti i giorni. E questo spiega perché bisogna selezionare gli illeciti anche in relazione a questo tipo di problema, e questo spiega perché magari invece è partita quell'unica azione di classe in materia di illeciti concorrenziali tuttora pendente, come ci spiegava la Presidente Tavassi e come c'era stato detto anche nei giorni scorsi, ieri si è sentito, cioè l'azione che è pendente al Tribunale di Genova in relazione alla in realtà non accertato ancora perché è pendente l'istruttoria, e infatti non a caso è stata poi sospesa questa azione di classe dal Tribunale a dito, e un'azione di classe innanzi al Tribunale di Genova per il danno subito da chi ha comprato i biglietti per il collegamento via traghetto da e per la Sardegna, in relazione alla quale ci sarebbe stato è stato denunciato un aumento generalizzato e molto elevato dei prezzi durante il periodo estivo. Lì sì c'è la possibilità di avere la documentazione scritta, e lì quindi è possibile pensare di lanciare un'azione di classe alla quale
possano aderire auspicabilmente molti soggetti, perché in effetti l'azione di classe, l'interesse del proponente l'azione di classe è quello di costruire una classe non solo omogenea, e adesso mi intratterrò brevemente sul tema dell'omogeneità, ma anche potenzialmente numerosa. La tecnica dell'adesione, dal mio punto di vista, poi crea un'altra limitazione, perché presuppone una pubblicità che è essenziale, una modalità di pubblicizzazione dell'ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe stessa per sollecitare adesioni, che sia in grado di attrarre il maggior numero possibile di aderenti, di arrivare ad un pubblico il più possibile vasto. In relazione a questo problema, cioè alle modalità della pubblicità, è interessante osservare una recente decisione del Tribunale di Torino del 15 giugno del 2012 nell'ordinanza con la quale ha determinato le modalità di pubblicità, ha optato per quella più tradizionale, la pubblicazione sui giornali quotidiani e sulle loro versioni online, dell'ordinanza di ammissibilità stessa. In quell'occasione il Tribunale ha respinto la richiesta da parte del proponente di adottare anche, non solo, ma anche un'altra modalità di pubblicità più capillare, una modalità di sollecitazione potenzialmente più capillare che arrivasse direttamente ai singoli potenziali interessati. Ha respinto infatti la richiesta di ordinare al convenuto stesso, che era in possesso evidentemente, perché si trattava di un'azione in materia di commissioni bancarie illecitamente imposte ai clienti della banca, di ordinare al convenuto di inviare delle lettere ai propri clienti, che il convenuto conosce, sa chi sono, avvisandoli uno per uno della possibilità di aderire all'azione di classe. Questa tecnica di sollecitazione dell'adesione più capillare e più individuale è stata respinta perché non troverebbe corrispondenza nel complessivo modello disegnato dall'articolo 140 bis, in particolare non troverebbe nessuna corrispondenza nella logica della pubblicità iniziale, che l'articolo 140 bis configura come una pubblicità che è condizione di procedibilità dell'azione, quindi come tale deve essere realizzata dalla parte più diligente e non potrebbe, secondo il Tribunale, essere imposta la realizzazione di questa pubblicità all'una o all'altra parte, quindi nemmeno al convenuto. E in più il Tribunale ha sottolineato che qui in realtà questo ordine di inviare lettere ai singoli clienti della banca non troverebbe appoggio in nessuna norma processuale, certamente non nell'articolo 210 del Codice di Procedura Civile in materia di esibizione, perché palesemente non avrebbe nessuna valenza probatoria. Ecco, mi limito solo a dire che sicuramente non è un tema semplice, non è facile, ma magari con un pochino più di coraggio si poteva cercare di ritenere compreso nel potere del giudice di determinare le modalità della pubblicità almeno il potere di ordinare al convenuto, e sollecitando quindi la sua collaborazione, di produrre e mettere a disposizione del proponente gli elenchi clienti di cui sia a disposizione, per consentire al proponente di attuare questa forma più capillare di sollecitazione, come dicevo prima, che appunto aiuta a aumentare quel tasso di adesione che finora, nelle esperienze finora maturate, come ci diceva prima Beatrice Zuffi, è stato estremamente basso, di pochissime unità, di qualche decina di unità. L'interesse del proponente, dicevo, non è solo quello di costruire una classe numerosa, ma anche di costruire una classe sufficientemente omogenea. L'omogeneità è un requisito centrale ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. Tra i vari requisiti di ammissibilità dell'azione di classe, che prima ci ricordava la Presidente Tavassi, ci sono l'adeguatezza del proponente, l'assenza di conflitto di interesse e appunto l'omogeneità dei diritti, delle pretese, delle situazioni soggettive vantate dal proponente e dei potenziali aderenti per conto dei quali il proponente si sta muovendo. Oggi si parla di omogeneità dopo la riforma 2012, non più di identità dei diritti, come ci è stato rammentato, ma in realtà questo era chiaro anche prima, perché la giurisprudenza che si era formata finora aveva già metabolizzato e chiarito che in realtà le due espressioni apparentemente contraddittorie, identità e omogeneità, dovevano intendersi come un'endiadi, e il centro, il fuoco principale stava proprio sull'omogeneità dei diritti. Non possono esistere due diritti perfettamente identici, era già pacifico che il quantum, per esempio, del risarcimento dovuto non fosse minimamente rilevante ai fini della differenza nel quantum del risarcimento dovuto, non fosse minimamente rilevante ai fini dell'ammissione dell'azione di classe. E
Tra l'altro mi sentirei di dire che proprio il fatto che fosse già pacifico questo, che fosse già chiaro che l'intervento del 2012, almeno in questo ambito in relazione al requisito dell'omogeneità, sia un intervento meramente chiarificatore, dovrebbe indurre i giudici ad applicare subito questa requisito dell'omogeneità nuovo e non arroccarsi su una lettura restrittiva dell'identità dicendo che appunto la novità vale solo per i processi iniziati dopo l'entrata in vigore della norma. Credo che, tra l'altro, anche perché si tratta di una modifica meramente chiarificatrice, questo possa essere riconosciuto ed ammesso. L'omogeneità è, secondo me, una nozione funzionale, nel senso che deve essere intesa in maniera simile a quello che vale per l'azione di classe statunitense come predominanza delle questioni comuni, come possibilità di offrire una prova su base comune degli elementi essenziali dell'illecito. E quindi, pensando all'illecito antitrust, alla violazione, anche agli altri illeciti evidentemente risarcitori, alle pretese extracontrattuali, all'illecito, alla violazione, al danno ed al nesso causale. La possibilità di offrire una prova su base comune di questi elementi essenziali dell'illecito nei casi delle violazioni di norme a tutela della concorrenza dovrebbe darsi abbastanza agevolmente, anche grazie all'ampio uso di presunzioni che la Corte di Cassazione ha avallato nella sentenza 2007-2305, dovrebbe darsi abbastanza agevolmente, soprattutto quando l'illecito sia un illecito che produce un aumento del prezzo, un sovrapprezzo, quindi un aumento rispetto all'ipotetico prezzo concorrenziale a danno di acquirenti diretti. In questi casi illeciti di sfruttamento a danno di acquirenti diretti non dovrebbero esserci grossi problemi a standardizzare anche attraverso il veicolo della valutazione equitativa il risarcimento del danno, e le questioni comuni dovrebbero normalmente essere facilmente riconosciute come predominanti e come prevalenti. Tra l'altro osservo che anche il termine di essa quo della prescrizione in questi casi, soprattutto quando l'azione sia un'azione follow on, dovrebbe essere uguale per tutti, perché è ancorato, secondo la giurisprudenza che si è formata in questo ambito, tendenzialmente al momento della divulgazione del provvedimento dell'autorità antitrust sul quale si appoggia un'azione follow on, e quindi tendenzialmente un momento uguale per tutti, quindi neanche sotto questo profilo dovrebbero esserci problemi di eccessiva variazione delle questioni rilevanti per il proponente e per i potenziali aderenti. Chiaramente però il proponente deve stare attento a non costruire una classe troppo ampia, e quindi deve stare attento quantomeno a raggruppare all'interno della classe che disegna, proponendola quindi al giudice come potenziale classe per la quale certificare l'azione, deve stare attento a disegnare una classe in cui i potenziali aderenti abbiano tutti subito un danno quantomeno dello stesso tipo, qualitativamente identico, non quantitativamente come abbiamo visto, ma qualitativamente uguale, omogeneo. E quindi in particolare certamente non sarebbe possibile mettere insieme tipologie di danno, che mi riferisco al danno antitrust in particolare, totalmente diverse, come il danno subito da chi ha pagato troppo il bene perché c'è stato il cartello di prezzo e chi invece ha dovuto rinunciare all'acquisto perché scoraggiato dal prezzo eccessivo. Questi sono danni tipologicamente diversi, un danno patrimoniale, un danno non patrimoniale dall'altra parte. Due classi diverse, e forse addirittura anche una situazione in cui per il consumatore escluso non sarebbe neanche in realtà facilmente concepibile un'azione di classe, perché le ragioni del non acquisto sono molto varie, sono molto diverse, il nesso causale in realtà secondo me in questo caso non sarebbe proprio suscettibile di prova su base comune. Questo però non significa che il requisito dell'omogeneità debba essere esasperato, non va esasperata qualsiasi divergenza o differenziazione, anche minimale, all'interno delle posizioni dei vari potenziali aderenti e soggetti inclusi nella classe, altrimenti non si riuscirebbe mai a trovare e a costruire una classe di soggetti e potenziali aderenti. E
E questo ce l'ha insegnato per esempio anche la Corte d'Appello di Torino nel caso del gruppo torinese Trasporti, in cui la domanda era stata proposta per conto di soggetti che erano abbonati con un abbonamento mensile, ovvero annuale, alla tratta di trasporti, e il convenuto cercava di segmentare, frazionare questa classe dicendo che non c'era omogeneità perché le situazioni erano troppo diverse, e la Corte d'Appello di Torino giustamente ha detto no, qui non possiamo dire che le situazioni sono irriducibili l'una all'altra, perché altrimenti, differenziando tra abbonamenti annuali, abbonamenti mensili, abbonamenti giornalieri, non si arriverebbe mai a costruire una classe omogenea. Non vanno esasperate queste differenze, e io credo che nel campo antitrust in particolare possa essere utile, e con questo poi mi avvio alla conclusione, sperimentare la tecnica della divisione della classe ampia proposta dal proponente nell'atto di citazione in sottoclassi per aiutare la gestione del processo. E quindi, ad esempio, qualcosa del genere potrebbe forse essere accaduto anche nel caso Traghetti, immaginando che le potenziali vittime dell'illecito siano soggetti che hanno acquistato sia direttamente il biglietto dall'impresa che gestisce il trasporto, la navigazione e la linea di traghetto, sia soggetti che l'hanno acquistato invece indirettamente. E sappiamo che nell'ambito antitrust l'acquirente indiretto è un soggetto che, per provare il suo danno, deve provare anche in più l'elemento della traslazione a valle del danno. Soggetti, nel caso Traghetti dicevamo, comunque immagino in situazioni analoghe, hanno acquistato indirettamente, ad esempio, da un'agenzia di viaggi che vende pacchetti turistici tutto compreso, con all'interno il biglietto che appunto è interessato dal sovrapprezzo concorrenziale determinato dal cartello. Ecco, in questi casi c'è chiaramente una differenza rilevante, perché c'è una differenza rilevante che incide sulla prova del nesso causale nei due casi, ma non credo che si debba negare l'omogeneità della classe così come presentata dal proponente. Credo che la si possa far proseguire nella sua composizione più ampia, semplicemente adottando la tecnica della divisione in sottoclassi, la sottoclasse degli acquirenti diretti e la sottoclasse degli acquirenti indiretti. Perché la divisione in sottoclassi non significa esplosione delle questioni individuali, significa individuare due gruppi, due sottogruppi omogenei al loro interno e solo in parte disomogenei tra loro. Largo tratto della situazione è comune a entrambi i gruppi, e poi questi due si divaricano solo per un piccolo tratto della trattazione, istruzione necessaria, e però sono gruppi al loro interno omogenei. Quindi questo rende gestibile l'azione di classe e rende concepibile la sua prosecuzione nella composizione più ampia. È vero che l'articolo 140 bis non prevede affatto letteralmente questa possibilità di divisione in sottoclassi, c'è un silenzio totale sul punto, gli indizi letterali sono estremamente flebili, probabilmente sono superabili, non fosse che l'unico ostacolo reale è quello che, una volta introdotta la segmentazione e la divisione in sottoclassi, per non far evaporare completamente la rappresentatività del proponente, che in base all'articolo 140 bis, la regola di legittimazione che questo segue, deve essere un appartenente alla classe, un soggetto incluso nella classe, per evitare questa evaporazione della rappresentatività del proponente, bisognerebbe trovare un altro proponente per la sottoclasse. Non ci sono tecniche codificate per far entrare ex post un nuovo proponente per la sottoclasse, si possono immaginare, ma quantomeno è sicuramente possibile partire fino all'inizio con una pluralità di proponenti, ad esempio un proponente per la classe degli acquirenti diretti, una per quella degli acquirenti indiretti dello stesso bene interessato dal cartello, adesso chiudo, e che diano mandato, soprattutto nei casi in cui, come in quello che ho esemplificato ora, non ci sia un conflitto di interessi in realtà, perché non esiste un conflitto di interessi tra l'acquirente diretto e l'acquirente indiretto, entrambi consumatori finali, quando l'unica differenza è che per alcuni, per un piccolo gruppo, bisogna provare anche la traslazione del danno, ma in realtà non entrano in conflitto tra di loro, non impongono alla difesa una linea schizofrenica, e quindi possono dare mandato a un unico collegio difensivo e farsi coadiuvare da un'unica associazione, il che consentirebbe anche di garantire la
unitarietà della gestione della trattazione e quindi non complicare eccessivamente con una polifonia di voci la gestione del processo di classe. Ci sarebbe anche da dire qualche cosina sulla sospensione, ma mi rendo conto che il tempo è decisamente tiranno e quindi chiudo e ringrazio. Allora, abbiamo dato forse un po' più di spazio dal punto di vista della parte attrice, che è il punto di vista più pesante da sostenere. E, molte delle cose che abbiamo ascoltato personalmente le trovo molto condivisibili, in sostanza sono frutto dell'applicazione a questa figura di quel pragmatismo, di quella duttilità che è tipico della storia della Rule 23. Perché se uno appena appena si guarda la storia della Rule 23 vede che lì è all'opera una mentalità potente vicina alle cose della vita e dell'economia. Quel signor Benjamin Kaplan evidentemente era uno che di vita, degli affari, dell'economia si intendeva molto, era probabilmente un giurista di estrazione ebraica, è tipico di molti giuristi di estrazione ebraica che non a caso hanno dato lumi particolari al diritto commerciale, anche al diritto processuale, ma soprattutto al diritto commerciale, di coniugare molto bene l'economia con il diritto, fino a che noi rimarremo invece, come si può dire, arroccati su una mentalità di tipo dogmatico, che non è neppure quindi una mentalità veramente sistematica, noi avremo continue occasioni di discutere a lungo questioni di questo tipo, che invece possono essere molto facilmente superate se appena appena si entra in quella che non può essere che la forma mentis, prima dell'attore, ma poi anche del giudice, e spero fin anche del convenuto, e giungo così alle ultime due relazioni, perché se il convenuto si ostina a continuare a eccepire violazioni di istituti processuali tradizionali che poco hanno a che vedere con questo modello, e beh, in sostanza fa anche il danno delle imprese, direi innanzitutto il danno reputazionale delle imprese. E quindi adesso proprio viene la prospettiva del convenuto e chiedo all'avvocato Piero Fattori, avvocato in Roma, di darci i suoi lumi al riguardo. Bene, grazie, buonasera a tutti. Mi unisco prima di tutto ai ringraziamenti che non sono di rito ma di sincera gratitudine ai pluriringraziati Michele Carpagnano e Gian Antonio Benacchio per l'invito che mi è stato rivolto a portare quella che considererei più che come una relazione organica, come una sorta di testimonianza che deriva essenzialmente dalla mia esperienza pratica, dall'essermi occupato di alcune class action dalla parte del convenuto e un disclaimer generale prima di tutto, non sono uno studioso di diritto processuale civile e secondo disclaimer il mio intervento in relazione è stato eroso direi al 95% dalle relazioni di chi mi ha preceduto, quindi questo dovrebbe consentirci di guadagnare qualcosa in termini di tempistica, di perdere qualcosa in termini di organicità, del che mi scuso anticipatamente. Ora, la prospettiva del convenuto, vista anche da un punto di vista appunto pratico, è una prospettiva che esaminando la casistica, le 25 azioni di classe promosse sinora, non è poi una prospettiva troppo scomoda. La bilancia sembra pendere proprio a favore del convenuto. Ma cambierà. Non sono così convinto. Forse fra qualche anno. Fra qualche anno, allora forse sì. Nel lungo periodo, come diceva un illustre predecessore. No, non siamo tutti morti. Speriamo di Comunque, ci sono delle potenzialità inespresse sicuramente dello strumento, dell'istituto. Non so se a qualcuno è sfuggito, ma i saggi che sono stati nominati dal Presidente della Repubblica recentemente nella loro relazione hanno rilevato, per quello che riguardava i miglioramenti nel settore economico, addirittura la necessità di migliorare la disciplina della class action in modo da renderne più agevole l'esercizio. Quindi dopo l'intervento normativo che vi è stato con il decreto liberalizzazioni che ha allentato alcune delle maglie più strette di questa disciplina, sembrerebbe addirittura auspicato un nuovo intervento di tipo normativo. Ora, sono state largamente richiamate quelle che sono le ragioni di un successo non travolgente di questo nuovo strumento processuale, che devo dire condivido largamente e che mi sembra
emergano dalla casistica. Cosa emerge effettivamente da questa casistica? Emerge una serie di errori di impostazione dell'azione che hanno in genere condotto alla sua inammissibilità. In effetti, se andiamo a vedere le ordinanze di inammissibilità del Tribunale o in sede di conferma, in sede di reclamo da parte della Corte d'Appello, vediamo effettivamente un florileggio, una serie di errori, alcuni dei quali anche molto evidenti. L'errata individuazione del tribunale competente, l'errata individuazione del convenuto, errori nell'individuazione dell'arco temporale della condotta, il caso della Corte d'Appello di Roma concernente l'azione promossa dal Codacons contro la British American Tobacco, deciso con l'ordinanza del 27 gennaio 2012. Azioni, sono state anche ricordate, le azioni incardinate da un soggetto privo di legittimazione attiva o per fattispecie che non ricadono nell'ambito di applicazione oggettivo dell'azione. Adesioni prive del requisito della omogeneità. Ora, perché tutto questo? Sul piano della dialettica processuale a me sembrerebbe che l'attore abbia una serie di vantaggi di partenza. Ha a disposizione un certo lasso di tempo per preparare l'azione, per raccogliere le prove, può utilizzare social network e in generale i mass media per convogliare rapidamente con costi abbastanza bassi una rilevante massa di danneggiati da una stessa fattispecie, può fondare la propria azione in tutto o in parte sugli accertamenti già effettuati dall'autorità antitrust, che quindi può utilizzare a proprio vantaggio le valutazioni giuridiche ed economiche effettuate in quella sede, potrebbe in astratto selezionare, trattandosi di attori con caratteristiche istituzionali qualificate, come l'Associazione dei Consumatori, potrebbe selezionare ex ante i casi più promettenti. In realtà, come abbiamo visto, una serie di errori di impostazione dell'azione che hanno condotto alla sua inammissibilità ha giocato anche una certa prudenza dei giudici, o meglio, forse un approccio molto rigoroso nella valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'azione. Questi sono forse potrebbero essere, come auspica il professor Consolo, fenomeni in via di attuazione, tutto sommato sbagliando si impara, e quindi è presumibile che venga affermandosi una maggiore esperienza dell'attore di classe. Gli interventi normativi del decreto liberalizzazioni possono, anche in termini, soprattutto in termini di commonality della classe, possono sortire degli esiti positivi. A mio modo di vedere, però, non va dimenticato che, a differenza di altre esperienze, in particolare di quella statunitense, di cui a tutti i costi vogliamo evitare gli eccessi, come abbiamo sentito, nel nostro ordinamento il ruolo di proponente l'azione in via vocazionale e istituzionale non è affidata a soggetti che abbiano una forte vocazione imprenditoriale e non sussiste neanche un complesso di incentivi economici, mi pare l'accennasse la dottoressa Zuffi, un complesso di incentivi economici in termini di disciplina degli spese e degli onorari che siano collegate all'accoglimento della class action, per cui a mio modo di vedere le potenzialità espansive dell'istituto incontrano dei limiti strutturali. E forse, se potessi trarre diciamo così, una massima di esperienza da questa attività, direi che in questa prima fase la migliore difesa, la migliore protezione e garanzia del convenuto effettivamente si è rivelata, salve indebite generalizzazioni, la approssimazione dell'attore in termini di individuazione dell'illecito, in termini di definizione della classe. Ora, bando alle generalità e alcuni flash su alcuni snodi processuali che nella prospettiva del convenuto sembrano di particolare rilievo, evitando nel limite del possibile di ripetere cosa è già stato detto. Ora, abbiamo visto che la disciplina dell'articolo 140 bis è fortemente caratterizzata dalla presenza di un filtro di ammissibilità. Un filtro di ammissibilità che insiste su quattro presupposti processuali che devono essere riscontrati cumulativamente. Alcuni di questi riguardano proprio l'attore, quindi l'azione di classe sarà dichiarata inammissibile con ordinanza dal giudice se sussiste un conflitto di interessi, se
o il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe, se vi è un'assenza di omogeneità dei diritti individuali. Si tratta di presupposti che sono già stati esaminati tutti da chi mi ha preceduto. Quindi vorrei intrattenermi un attimo, forse, che sull'ulteriore presupposto che ha assunto un certo rilievo, secondo me, anche se è rimasto un po' più in ombra, almeno nella prospettiva del convenuto, che attiene alla manifesta infondatezza dell'azione. La domanda infatti è dichiarata inammissibile se da un esame sommario risulta manifestamente infondata e quindi se l'azione esula palesemente dal perimetro temporale soggettivo e oggettivo stabilito della norma, se si riscontra la carenza di legittimazione attiva dell'attore, se il diritto si è prescritto e così via. Ora, in cosa si estrinseca esattamente questa verifica di manifesta infondatezza? Mi sembra che la giurisprudenza non abbia fornito una risposta univoca con riferimento a questo presupposto, che però svolge un ruolo chiave poi nell'aprire o chiudere il portone di ingresso nella fase di ammissibilità. Cioè, in altri termini, la verifica della manifesta infondatezza si risolve nella verifica della prospettazione in diritto posta a fondamento della pretesa, quindi sulla verifica astratta della prospettazione giuridica da parte dell'attore, o, polarizzando evidentemente le posizioni, esasperando il contrasto, si risolve addirittura in una verifica della veridicità dei fatti costitutivi della pretesa stessa. Questa evidentemente è una questione di particolare rilievo, tanto dal punto di vista dell'attore quanto soprattutto del convenuto. A me sembra che sul punto si registrino delle soluzioni abbastanza diversificate da parte dei vari giudici. Nella ordinanza che menzionavo prima, Corte d'Appello di Roma, sezione terza civile del 27 gennaio 2012, ordinanza che ha rigettato il reclamo contro l'ordinanza di inammissibilità pronunciata sull'azione promossa dal Codacons nei confronti di BAT Italia, vediamo l'adesione a una prospettiva secondo la quale la domanda non manifestamente infondata è quella che, valutata dall'angolo visuale si vera sint exposita, ha possibilità di essere accolta all'esito della seconda fase del giudizio, mediante il contributo probatorio che l'istruzione può apportare. Ritiene la Corte d'Appello che il giudizio di manifesta infondatezza pronunciato al Tribunale sia in prevalenza, ma non del tutto, condivisibile. E ancora, questo infatti, come si diceva, è il significato della non manifesta infondatezza. Non una valutazione prognostica, delibativa e sommaria della fondatezza della pretesa, bensì un esame dell'astratta fondatezza della prospettazione, ove i fatti allegati al suo fondamento si prestino ad un successivo approfondimento istruttorio. Questa posizione mi sembra abbastanza simile a quella espressa dal Tribunale Ordinario di Roma nella successiva ordinanza riguardante il caso del Policlinico Gemelli, resa in data, ordinanza questa di ammissibilità, resa in data 20 aprile 2012, dove, a proposito dei requisiti dell'azione, dei presupposti di ammissibilità, si legge, chiedo scusa dovendo ristrutturare completamente il mio intervento, si prende una posizione secondo la quale la verifica di manifesta infondatezza ha di mira un obiettivo di valutare la serietà dell'azione, senza poter affrontare questioni che soltanto l'istruttoria del giudizio è deputata a risolvere. Prego. No, niente, non parlavo molto. Peraltro segnalo quest'ordinanza dal punto di vista sempre della prospettiva del convenuto come interessante anche per i profili di legittimazione passiva, in quanto è stata
pronunciata l'ammissibilità dell'azione di classe nei confronti del policlinico Gemelli, qualificando quindi la struttura sanitaria operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale come impresa sulla base di un'interpretazione sistematica che personalmente trovo condivisibile dell'articolo 2082 del Codice Civile, detta la disciplina dell'imprenditore, e dell'articolo 3 del Codice del Consumo, in detta la nozione di professionista. Una posizione diversa, sempre in tema di verifica della manifesta infondatezza dell'azione, è stata invece assunta dalla Corte d'Appello di Torino nell'ordinanza del 27 ottobre 2010, la quale invece sembra far riferimento all'esigenza che la verifica del giudice in sede di manifesta infondatezza dell'azione non si risolva in una verifica di tipo esclusivamente estrinseco e formale, perché occorre, e io personalmente sarei d'accordo, se il filtro deve svolgere la sua funzione di scrematura, si deve operare anche un vaglio di tipo sostanziale della pretesa, purché, precisa l'ordinanza, questo si possa desumere senza particolari indagini e approfondimenti istruttori dall'evidenza degli atti. In concreto poi sarà rimesso al potere direttivo del giudice ammettere la produzione di memorie e di ulteriore documentazione. Una seconda osservazione sulla vexata questio della sospensione del giudizio per pendenza di un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente, che è stata ricordata anche nelle relazioni che hanno preceduto la mia. Ricordo che il comma 6 prevede che all'esito della prima udienza il Tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente, ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Ora, mi sembra chiaramente che questa è una previsione che è suscettibile di assumere uno specifico rilievo con riferimento in particolare a azioni che si collegano a illeciti di carattere antitrust, di infrazioni di carattere antitrust. Ed è evidente che oggi è emersa una forte tensione con riferimento al rilievo, alla rilevanza da riconoscere alle decisioni dell'autorità garante. Una decisione che da una parte invoca decisioni di accertamento piene con sanzione, dall'altra teme un eccesso di deferenza nel giudice nel appoggiarsi a queste decisioni, in buona sostanza per alla fine liquidare direttamente il danno, dando per scontato l'esistenza dell'illecito e il nesso causale. Ora, c'è anche un profilo, secondo me, di carattere più squisitamente di gestione del procedimento che emerge. Se nel caso in cui il giudice decida di sospendere il processo in attesa della decisione, il caso Traghetti di Genova, peraltro, che è di fronte a noi, decida di sospendere il processo in attesa della decisione dell'autorità garante, mi chiedevo, e pongo il tema alla discussione, se occorra attendere la definitività del provvedimento amministrativo e quindi i successivi due gradi di giudizio. Ora, da questo punto di vista, è vero che la pretesa del privato non è fondata sul provvedimento amministrativo e quindi il suo annullamento ad opera del giudice amministrativo non vincola comunque il giudice. Ma personalmente non mi sembra congruo decidere di sospendere il giudizio in attesa della decisione dell'autorità garante e fondare poi la propria decisione su, su un provvedimento amministrativo che non ha ancora il carattere della stabilità. Cosa ci possiamo chiedere, cosa può succedere se il giudice, sulla scorta del rilievo di prova privilegiata della decisione dell'autorità garante, certifichi l'ammissibilità con ordinanza dell'azione di classe, proceda poi alla liquidazione del danno e successivamente la decisione dell'autorità garante venga annullata.
E considerato il tasso di annullamento non del tutto irrisorio che colpisce le decisioni dell'autorità garante, questa mi sembra un'evenienza più, cioè, certamente non teorica, ma reale. A questa questione, sì, e mi avvio alla conclusione, a questa questione si riconnette, la questione della sospensione del processo, si riconnette il tema che oggi è già stato evocato più volte della rilevanza probatoria della decisione dell'autorità garante della concorrenza. Ovviamente la posizione del convenuto diventa decisamente più scomoda nell'ambito di un'azione di classe, cambia sensibilmente ove ci si venisse a trovare a fronte di una decisione dell'autorità garante che accerti l'infrazione. Diceva ieri il dottor Martinello che per quello che riguarda le azioni di classe relative ad illeciti antitrust, queste o sono follow-on o non sono. L'illecito antitrust è talmente complesso da accertare direttamente di fronte al giudice che è ragionevole attendersi che le uniche azioni di classe promosse con qualche speranza di esito positivo siano quelle che sono successive alla decisione dell'autorità garante. Ora io effettivamente convengo con la lettura che dava questa mattina il professor Frignani circa il fatto che la nozione di prova privilegiata è venuta evolvendosi nella giurisprudenza di Cassazione in senso decisamente sfavorevole all'impresa convenuta. E mi sembra che questa lettura sia ulteriormente avvalorata dalla recentissima sentenza del 4 marzo 2013 del numero 5327 che ha ribadito che con estrema chiarezza che per superare la prova privilegiata il convenuto non può utilizzare argomentazioni già spese e non accettate dall'autorità garante nel procedimento amministrativo. E questo riguarda non soltanto l'accertamento dell'illecito, ma anche il nesso causale e il danno. Ora, quello che volevo porre alla vostra attenzione è che c'è un gap concettuale e giuridico fra l'accertamento degli effetti di un'infrazione antitrust e l'accertamento del danno e quindi della lesione alla sfera giuridica patrimoniale di un singolo soggetto, perché l'accertamento degli effetti interviene su un piano amministrativo, su un piano di tutela della struttura concorrenziale del mercato e anche quando, e questo è il punto che volevo sottolineare, e anche quando l'autorità garante della concorrenza accerta gli effetti, accerta il sovrapprezzo, e questo lo vedremo molto probabilmente anche nel caso dei traghetti, nel caso Traghetti che sarà recentemente, sarà prossimamente deciso dall'autorità, quando l'autorità accerta gli effetti, lo fa in maniera, come dire, non solo con statuizioni che hanno una validità nell'ordine amministrativo, ma lo fa con tecniche che non sono tecniche di rigorosa quantificazione del danno. L'accertamento degli effetti è la verifica dell'attuazione pratica dell'intesa e quindi può farlo per periodi limitati di tempo, può farlo con strumenti di analisi campionaria, può farlo con metodi che non hanno dignità statistica, e quindi a me sembra che passare e doversi anche liberare da una presunzione di entità del danno che in realtà costituisce appunto la traduzione di accertamenti di tipo amministrativo che sono funzionali a tutt'altro fine, sia compito piuttosto improbo per il convenuto, il quale peraltro normalmente avrà speso tutte le sue argomentazioni di fronte all'autorità garante nel corso del procedimento amministrativo. E quindi difficilmente nell'ambito di un'azione giudiziaria, questo vale per i contenziosi antitrust normali, ma ancor più nell'ambito della class action, potrà spendere argomenti diversi e nuovi, come sembra pretendere la Cassazione, se non quello che riguarda il rapporto con il singolo consumatore. Da questo punto di vista convengo anche col fatto che la circostanza che la disciplina preveda come tecnica liquidatoria in via ordinaria quella secondo equità sulla base dell'articolo 1226 del Codice Civile potrebbe agevolare nella liquidazione del danno il riferimento ai parametri di accertamento degli effetti da parte dell'autorità garante e da parte del giudice. Con questi, diciamo, sulla base di questi spunti mi fermo e mi taccio e rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie.
Si sente? Sì. No, ringrazio l'Avvocato Fattori. Credo che le due questioni che lui ha facciato siano molto importanti, ma pretendere sempre di aspettare che si sia espresso il TAR e anche il Consiglio di Stato e poi magari anche la Cassazione in sede di ricorso Cassazione 6760 numero 1, no, questa no, ma evidentemente sia davvero troppo. Credo che qui bisognerà guardare il grado di verosimile fondatezza del ricorso amministrativo contro la decisione dell'autorità garante e poi dopo dell'appello, nell'ottica, per intenderci, per chi lo conosce, delineata dall'articolo 337 comma secondo CPC, insomma, cioè deve essere il giudice della class action che in qualche modo vede se da quelle impugnazioni del provvedimento possa sortire un rovesciamento di prospettiva con un certo grado di plausibilità. Ma la ragione d'essere di quella sospensione a me sembra soprattutto quello di dare all'attore la possibilità di giovarsi delle prove raccolte in sede amministrativa, più che della forza del provvedimento. Ecco, in questo credo di dare un po' di conforto, diciamo così, dal punto di vista dei convenuti. Io non credo che le decisioni delle autorità indipendenti, neanche della Commissione europea, che oltretutto è un'autorità meno indipendente di tante altre, per il fatto che evidentemente è espressione diretta, diciamo così, del potere governativo e con un vaglio del Parlamento tutto sommato ancora abbastanza marginale, de facto almeno, siano poi davvero binding nei procedimenti giurisdizionali, anche in materia antitrust. Quel certo articolo 15 del regolamento non può essere interpretato nel senso che c'è un divieto to run counter, come dice, no, l'articolo 15, da prendere incondizionatamente, ma che deve essere soppesata bene l'eventuale contrasto con la decisione dell'autorità antitrust. Quindi da questo punto di vista credo che siano più le prove raccolte che veramente ci devono interessare. Ad ogni buon conto, sono questioni belle, bisogna però che la class action non diventi un modo per incapsulare, diciamo così, le azioni degli aderenti per un periodo di tempo troppo lungo, perché molto spesso per l'aderente poi si tratta di ottenere qualcosina e poi tutto sommato la cosa più importante di tutte nelle class action non è il risarcimento, non è neanche la transazione, che pure è centrale per la felicità di questa esperienza. Bisognerebbe transigere spesso, e questo sarebbe forse la cosa da dire agli avvocati dei convenuti, che tante volte vale la pena anche di transigere, quanto è l'efficacia deterrente a priori, in sostanza. Se si perde l'efficacia deterrente a priori, non abbiamo lavorato per i nostri concittadini, insomma, come invece tutti noi che ci siamo applicati, io da 20 anni per esempio, per l'introduzione della class action, vorremmo fare, insomma, perché gli abusi delle grosse imprese sono un fatto che non è facilmente negabile, insomma, credo che chiunque, magari in camera caritatis, vorrà ammettere che essi si verificano. Bene, l'ultima relazione è quella del dottor avvocato, dottor Paolo Bucci Rossi, direttore a Roma dell'IAR, che mi sono informato è il laboratorio economico antitrust di regolamentazione, non l'allude a un celebre re piuttosto, diciamo così, infelice, che ha avuto rapporti difficili con le figlie, insomma. Anche se l'economia è una triste scienza, per cui. Grazie Presidente, buonasera, forse dovrei dire buonanotte a questo punto. A Trento sarebbe buonanotte, ma lei è di Roma, non ci dica questo perché ci turberebbe. Allora, nonostante voi siate molto stanchi, immagino, devo dire due parole di premessa. Allora, quando Michele Carpagnano, che ringrazio moltissimo per l'invito, mi ha proposto di partecipare per ben la seconda volta a questa conferenza di Trento, e in particolar modo a questa sessione sull'azione di classe, io ho detto sì, però non voglio parlare di metodologia di quantificazione del danno. Non perché non ci sia più nulla da dire su questo argomento, anzi, ma per un motivo anche un po' egoista, perché mi andava di occuparmi di qualcosa di nuovo. Poi con l'avvicinarsi della data della conferenza ho avuto qualche momento di apprensione, insomma un po' di smarrimento, e ho detto beh, allora adesso di che cosa parlo? E quindi nel definire il titolo avevamo individuato un titolo negativo, diciamo, che va al di là della quantificazione del danno, il ruolo dell'economista. E poi ho deciso di affrontare la questione che vedete comporre il titolo della mia relazione, che va precisato, l'analisi economica nel vaglio di ammissibilità di un'azione di classe per illecito antitrust, e devo confessare che mi sono divertito, il classico divertimento secondo me della persona che non conosce la materia e studia e immagina di aver compreso qualcosa. E quindi io vi proporrò, diciamo, delle riflessioni che sono assolutamente preliminari, contando, diciamo, sull'ora tarda e la vostra benevolenza, e
con l'obiettivo anche di raccogliere poi, qualora qualcuno invece avesse l'ardire di seguirmi. Si avvisa che tra 5 minuti la facoltà a chiunque. No. Esatto. Vabbè, ho 5 minuti qui. Ho 5 minuti. Se l'è un po' chiamata. Allora, qua posso saltare la slide perché diciamo i requisiti richiesti per la valutazione dell'ammissibilità della classe, mi sentite? No? Devo urlare? No, io li ho tutti e due. Allora, al di là del fatto che il numero dell'articolo è sbagliato, insomma i criteri, i requisiti che devono essere soddisfatti li conoscete già perché vi sono stati ripetuti. Squad nauseam. Posso usare questo qui? No? Ok, faccio per il microfono gelato. Posso usare, mi sentite? No, non si sente neanche questo. Mi alzo in piedi e parlo da qui. Allora, dicevo, i requisiti che devono essere soddisfatti per una valutazione, si sente? No. Questo. Allora, i requisiti che devono essere soddisfatti li conoscete già perché vi sono stati detti un numero n di volte con n grande a piacere, quindi posso evitare di farlo. Quello che voglio dire è che mi concentrerò, avevo intenzione di concentrarmi su due, cioè l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili e l'assenza di conflitti di interessi. E vi è stato anche detto della possibile individuazione di elementi di comunanza, diciamo, con i requisiti previsti dalla Rule 23 delle regole federali di procedura civile americana, e quindi anche su questo non devo aggiungere nulla. Quello che posso dire è che nella mia interpretazione, insomma, della razionalità, della ratio di questi criteri, ho colto delle ragioni economiche, e cioè l'azione di classe, a mio modo di vedere, ha due motivazioni. La prima motivazione è quella di superare un problema di incentivi, cioè i singoli proponenti, i singoli attori, insomma, che potrebbero vantare un diritto al risarcimento del danno, non hanno incentivo a farlo perché il costo dell'attività richiesta eccede, diciamo, quello che potrebbero ottenere. Quindi c'è un primo problema di incentivi. E la seconda ragione per cui c'è l'azione di classe è perché vi è una, come dire, maggiore efficienza del sistema processuale nel trattare in un'unica attività, appunto, processuale, azioni e questioni che sono comuni a una molteplicità di soggetti. Allora, se queste sono le motivazioni dell'azione di classe e sono valide per il sistema americano, magari possiamo anche cogliere dei criteri per definire l'omogeneità della classe e eventualmente l'assenza di conflitti di interesse applicabili nel nostro ordinamento. Allora, secondo me l'elemento della superiorità dell'azione di classe, quindi della maggiore efficienza, se vogliamo anche della maggiore equità di questa rispetto a una molteplicità di azioni individuali, porta a dare rilevanza ai criteri della numerosity, della commonality e della predominance, no? Che abbiamo visto prima i contenuti di questi criteri. Mentre la necessità di rendere l'azione, come dire, coerente rispetto agli incentivi dei membri della classe è collegata ai criteri della typicality e dell'adequacy. Allora, se questo tipo di collegamento è corretto, la mia interpretazione del criterio dell'omogeneità è quello che prevede l'esistenza di questioni di fatto e di diritto che sono comuni ai membri della classe e di questioni comuni che sono prevalenti rispetto alle questioni individuali, cosicché il giudizio collettivo è più efficiente rispetto a una molteplicità di azioni individuali. Quindi questo dovrebbe essere, a mio modo di vedere, il criterio che informa la valutazione sull'omogeneità, che è quindi una valutazione in qualche modo di tipo economico. Allora, con riferimento agli illeciti antitrust, l'accertamento della sussistenza di questa condizione può essere fatta rispetto a tre aspetti, come è già stato detto: l'esistenza dell'illecito, l'esistenza del nesso di causalità
tra l'illecito e il danno e la quantificazione del danno. E nonostante io avessi deciso di non parlare di metodologia di quantificazione del danno, farò qualche riflessione con riferimento a quest'ultimo aspetto, ma soltanto per comodità, per semplicità, per economia del discorso, perché secondo me sono considerazioni che si possono estendere anche agli altri elementi. Come si è detto, diciamo, la questione non è se esiste un danno identico sofferto da tutti i membri della classe, ma in termini anche concreti, pratici, potrebbe essere se esiste una metodologia comune a tutti i membri della classe, quindi una formula comune per determinare il quantum, per determinare magari anche gli altri elementi, del danno subito da ciascun membro della classe che è quindi l'ammontare del risarcimento di cui ha diritto. E se questa formula quindi consente uno svolgimento di un processo più efficiente rispetto a una molteplicità di processi che tengano conto delle posizioni individuali e delle caratteristiche individuali. Allora, rispetto agli illeciti antitrust, secondo me è fondamentale distinguere tra le due grandi tipologie, che sono gli illeciti di sfruttamento, cioè quelli che portano all'applicazione di un prezzo più alto, e quelli che sono gli illeciti di escludenti, che io identificherei per semplicità con le due fattispecie prevalenti, che sono i cartelli e gli abusi di posizione dominante. Allora, parliamo prima dei cartelli. Che cosa significa? La domanda quindi è: esiste una metodologia comune, una formula per quantificare il danno patito dai singoli membri della classe? Io ho rilevato che in letteratura questo ha posto la domanda se la dispersione dei prezzi, che in economia viene anche chiamata eterogeneità dei prezzi, quindi farebbe pensare a un'assenza di omogeneità, sia elemento sufficiente per escludere l'omogeneità della classe. La risposta è un chiaro no, e vi beccate quindi anche un'equazione. E così ve la spiego però. E il no è semplice, insomma, questa è un'equazione che descrive appunto il prezzo applicato dal... che hanno pagato i membri della classe, e i membri della classe sono individuati da I al tempo T, quindi il prezzo pagato dal soggetto I al tempo T, e questo dipenderà da alcune caratteristiche individuali non osservabili, da alcune caratteristiche, queste X, I, T, che sono individuali ancora, cioè tipiche di ciascun consumatore, ma sono estranee al cartello, e infine da una variabile, che è una variabile che assume un valore 0 nei periodi in cui non c'era il cartello, e un valore 1 quando c'era il cartello. Se questa equazione descrive correttamente la formazione del prezzo pagato dagli acquirenti del cartello, allora la questione è semplicemente questa, cioè se CI, cioè quello che identifica l'overcharge, è comune ai membri della classe. Se questo è vero, allora i prezzi possono essere anche molto diversi tra i singoli consumatori, ma il quanto del danno, cioè l'overcharge, è comune a tutti i membri della classe. Allora faccio un esempio, l'esempio dell'RC Auto, ma è un esempio ipotetico, non fa riferimento al caso specifico. E cioè noi potremmo avere che i consumatori pagano prezzi molto diversi a seconda delle loro caratteristiche. C'è il consumatore che ha un'auto di lusso, c'è il consumatore che il prezzo dipende dal sesso, dall'età, dalla storia personale, no? Dal numero di sinistri che si sono verificati nel recente passato, e quindi può variare moltissimo da consumatore a consumatore. Queste caratteristiche però possono non impattare sul valore dell'overcharge, del sovrapprezzo applicato dal cartello, e quindi essere del tutto irrilevanti per valutare l'omogeneità della classe. Dirò di più. Queste caratteristiche potrebbero anche rilevare per l'entità dell'overcharge, ma essere traducibili comunque in una formula comune. Faccio un esempio. Se l'overcharge è misurato in termini percentuali, cioè le compagnie di assicurazione hanno aumentato il premio in una misura pari al 10%, quel consumatore che ha determinate caratteristiche per cui il suo premio sarebbe stato di 1000 euro, ha pagato un premio, un valore, un sovrapprezzo pari a 100. Quell'altro consumatore che ha caratteristiche completamente diverse e avrebbe pagato un premio pari a 100, ha subito un danno corrispondente a un sovrapprezzo solo di 10. Quindi le caratteristiche individuali impattano sull'entità del sovrapprezzo, ma ciò non impedisce l'individuazione di una formula comune che rende la classe omogenea.
quell'equazione suggerirebbe anche un approccio pratico. Dice, vabbè, raccogliamo tutti i dati e andiamo a vedere empiricamente se quel CI è uguale a C. E questo darebbe luogo però a quello che viene denominato il common proof paradox, cioè se per valutare la maggiore efficienza del sistema di aggiudicazione collettivo dell'azione di classe, dobbiamo andare a fare valutazioni individuali su dati particolari individuali. Evidentemente questo non è possibile. Quello che occorrerebbe fare è una valutazione magari un po' più sommaria sicuramente sull'esistenza di ragioni fondati per ritenere che esista una differenziazione tra le posizioni delle parti che impedisca la creazione, l'individuazione di una formula comune. E faccio un esempio. Immaginiamo ancora un cartello. Un cartello però composto da imprese che operano in una molteplicità di mercati locali. Noi ne abbiamo visto uno in... Allora, quel cartello può aver prodotto effetti molto diversi in ciascun mercato a seconda delle caratteristiche concorrenziali di quei mercati, perché ci sono magari imprese estranee al cartello che in alcuni mercati locali hanno una quota predominante. In quei casi il cartello non era in grado di incidere sul prezzo pagato dagli acquirenti. Questo cosa significa? Che se noi definissimo una classe generale degli acquirenti di quel prodotto senza tener conto del luogo di residenza, del luogo in cui è avvenuto l'acquisto, probabilmente ci troveremmo di fronte a una classe disomogenea, perché non è possibile quantificare il danno con una formula comune, cioè che non tenga conto delle caratteristiche particolari dei clienti. Certo è che in quel caso, come è stato detto precedentemente, si potrebbe pensare a delle sottoclassi. È anche vero che poi il numero di sottoclassi, se fosse particolarmente ampio, si perderebbe quel vantaggio del sistema dell'azione di classe, quindi si dovrebbe concludere, a mio modo di vedere, che non vi è omogeneità nei diritti dei membri della classe. Prima di passare agli abusi, una considerazione di carattere generale. Con riferimento ai cartelli, come è stato anche già detto, e nei casi in cui i membri della classe siano acquirenti diretti, secondo me ci può essere una sorta di presunzione dell'omogeneità della classe. Questo ritengo che ovviamente debba lasciare libero la convenuta poi di presentare le difese volte a dimostrare l'assenza di omogeneità, ma magari l'attore potrebbe limitarsi ad avvalersi di questa presunzione, perché i cartelli, per le loro caratteristiche intrinseche, hanno effetti di carattere generale. Negli abusi la valutazione si inverte completamente. Io nel paper ho fatto tre esempi. Uno sono quelli delle strategie raising rivals cost, che possono avere effetti completamente diversi a seconda dell'impresa presso la quale viene effettuato l'acquisto. Le imprese concorrenti, quelli che subiscono l'aumento del costo, sono quelle che generalmente applicheranno un incremento di prezzo più alto dell'impresa dominante, perché l'impresa dominante aumenta il prezzo solo perché i concorrenti hanno aumentato il prezzo. Nel caso dei prezzi predatori sappiamo che i consumatori traggono un vantaggio nella fase iniziale di predazione e un danno soltanto nella fase successiva, e quindi l'entità del danno e l'esistenza del danno stesso dipende dal momento in cui è stato verificato l'acquisto, e questo può creare appunto un ulteriore elemento di disomogeneità. Nei casi di tying e bundling, una parte della letteratura ci dice che sono strumenti utili a discriminare il prezzo nei confronti degli acquirenti a seconda delle caratteristiche di questi acquirenti, della loro disponibilità a pagare, delle loro preferenze nei confronti del bene, che sono caratteristiche difficilmente osservabili, e questo potrebbe rendere la classe totalmente disomogenea e quindi non più adatto a un giudizio collettivo. Rapidamente, conflitto di interessi. Quale potrebbe essere il ruolo dell'analisi economica in questi casi per la valutazione del conflitto di interessi? Magari è un elemento che in realtà può essere verificato anche, può essere utile anche per verificare l'omogeneità dei diritti. Allora, la mia interpretazione del cosa si debba intendere per conflitto di interessi, almeno uno degli elementi da prendere in considerazione nel valutare l'esistenza o l'assenza di conflitto di interessi, è appunto legato alla convergenza di incentivi dei membri delle classi rispetto alle strategie processuali. Se i membri della classe hanno incentivi allineati, allora non c'è conflitto di interessi. Se gli incentivi sono disallineati, vi può essere conflitto di interessi.
E quando è che vi è un incentivo disallineato? Ci potrebbero essere il caso, come quello che ho detto prima del tying, in cui alcuni consumatori si sono avvantaggiati della pratica illecita e altri ne hanno subito un pregiudizio, o ci può essere il caso di consumatori che lamentano tipologie diverse di danno e quindi hanno strategie processuali diverse. E faccio un esempio, insomma, riferito sempre ai cartelli. Quando c'è un cartello, come si diceva prima correttamente, ci sono due effetti pregiudizievoli, uno di tipo patrimoniale, i consumatori pagano di più per acquistare il bene cartellizzato, e uno di tipo non patrimoniale, cioè i consumatori rinunciano all'acquisto e quindi a trarre un benessere da quei beni proprio in virtù dell'incremento del prezzo. Allora, nell'esempio che è illustrato magari un po' più in dettaglio nel contributo scritto, dimostro che questi due gruppi di consumatori hanno incentivi diversi rispetto, nonostante ci possa essere una formula comune in qualche modo per quantificare il danno, una formula che si basa su elementi comuni, ma hanno incentivi diversi a dare alcune rappresentazioni del mercato, in modo particolare incentivi diversi, e avete così anche il grafico, a rappresentare l'andamento della curva di domanda. Se PM è il prezzo monopolistico, diciamo, applicato dal cartello, ci sono due possibili curve di domanda. La D0, diciamo, che è una curva di domanda più rigida, e la D1, che è una curva di domanda più elastica. A seconda di quali delle due curve di domanda è quella che rappresenta meglio il mercato, noi abbiamo esiti diversi rispetto alla quantificazione del danno. Ad esempio, vi faccio vedere che i consumatori che lamentano un danno patrimoniale consistente nel pagamento di un sovrapprezzo preferiscono la curva di domanda di zero. La curva di domanda di zero è quella più rigida, la curva S è quella che identifica la curva di offerta in condizioni di concorrenziali, cioè senza cartello, e se la domanda fosse di zero il sovrapprezzo sarebbe più alto. No? Sarebbe quello indicato da P0. E quindi il danno subito sarebbe di entità maggiore. I consumatori invece che lamentano un danno non patrimoniale perché non hanno acquistato il bene cartellizzato preferirebbero descrivere il mercato con la curva di domanda di 1, perché è la curva di domanda a cui corrisponde una maggiore contrazione delle quantità acquistate. In una situazione del genere, quindi, i consumatori, membri della classe, avrebbero incentivi disallineati. Uno preferirebbe presentare evidenze economiche volte a mostrare l'esistenza di una domanda particolarmente rigida, e un altro gruppo di consumatori avrebbe un interesse completamente diverso. E quindi potrebbe sorgere un conflitto di interessi. Credo di essere stato abbastanza rapido. Chiudo, diciamo, questa fase del convegno, quindi dicendovi che forse l'analisi economica può contribuire anche a questa valutazione sull'ammissibilità, non lo so, insomma, se le mie sono riflessioni del tutto estemporanee che moriranno qui, oppure se ci sarà un'effettiva utilizzazione di questi criteri. E vi ringrazio dell'attenzione nonostante la tarda ora. Ringrazio per questa, che è più un'analisi economica con conseguenze giuridiche che in senso stretto un'analisi economica del diritto, ma che è molto utile e potrebbe suggerire che qui, più che due sottoclassi, si possano avere due classi che però potrebbero tutto sommato agire nello stesso processo. Vorrà dire che in alcuni profili saranno antagoniste anche fra loro, ma aiuteranno attraverso questo loro antagonismo probabilmente a trovare la soluzione più vicina alla vera positura della curva più o meno elastica di domanda. Nel senso che vorrà dire che ci sarà un contraddittorio sostanzialmente su certe questioni che vede una delle due classi più vicina al convenuto e su altre questioni che vede l'altra classe più vicina al convenuto. Non ci sarebbe nulla di male, ecco, fino a che si arriva a due sole sottoclasse. Non so se l'analisi economica con conseguenze giuridiche mostri anche casi in cui i conflitti possono opporre gruppi più numerosi di due. Probabilmente sì, cercandoli si trova naturalmente. Ed ecco che allora non spingerei allo spasimo questa mia tendenza a fare una specie di litis consorzio attivo di più di una classe attrice, che però virtualmente non mi sembra così inconcepibile dal punto di vista strettamente giuridico.
Credo che abbiamo finito sostanzialmente, no? Tu sei felice, possiamo, ecco. Noi pure che abbiamo il piacere di andare, spero, a mangiare con alcuni di voi insieme, ci farà molto piacere, grazie per l'attenzione durata fino alla fine, e certamente l'ultima parola non può essere la mia, questo è ovvio. No, ci mancherebbe, siamo con te, siamo amici da tanti anni. Volevo semplicemente 10 secondi solo per ringraziarvi, ringraziare il pubblico presente, soprattutto voi che siete rimasti qui fino a quest'ora, così tarda. Grazie veramente ai relatori, grazie ai quali mi sembra proprio di poter dire che la qualità del convegno di quest'anno sia stata veramente molto elevata, è merito loro, non è certo merito mio, merito casmai di Carpagnano Michele, che mi ha dato una grandissima mano, anzi io ho dato una mano a lui, non lui a me, e quindi voglio ringraziarlo. E non voglio dimenticare un'altra persona che in questa organizzazione è stata fondamentale, della signora Carla Boninsegna, che è eccezionale, che voi è al piano di sotto, non ci può sentire, ma un applauso fragoroso penso che la possa raggiungere. Io vi ringrazio ancora, vi do appuntamento al 2015, chissà, forse con la direttiva sul risarcimento del danno da commentare, chi lo sa, comunque sicuramente con molte novità che troveremo in questi 2 anni di percorso. Grazie ancora a tutti e alla prossima occasione. Grazie.